Che entri nella torre, una torre di epoca messapica, poi distrutta in epoca romana e riutilizzata nel Medioevo. Nella torre sono state rinvenute nel 1980 due sepolture, di cui una importante è l'atto di un guerriero. La torre era di controllo sul porto commerciale e in collegamento una fiaccola su Ugento, sulla città principale di Ugento. Come si notano, ci sono dei resti messapici, come questa tegola, epoca messapica, e di come possiamo vedere il mare con l'erosione ha cacciato diverse ceramiche di epoca messapica, medievale e tarda romana. La maggior parte di tutte di tegole, di strutture, che erano sopra la torre. Possiamo andare avanti se volete. Perfettamente squadrati della struttura primaria, di epoca messapica e poi tarda romana. Si vedono sopra la posizione dei due strati. Chiaro, là sopra, questa qua è più vecchia, dello strato inferiore. Come sempre c'è pieno di ceramiche di tegola. Sopra vediamo la struttura, vediamo un muro e un altro muro. Le tombe stavano 2. Andiamo avanti. Si nota bene il cocciopesto del Medioevo, quadrato, di due camere. Qui un altro strato e un'altra camera, probabilmente della torre primaria. Se andiamo là sotto, vediamo pezzo. Qui continua ancora il muro di recinzione. Come sempre materiale di diverse epoche, di cui messapiche, tardo medioevo, romane. Qui è più importante, che qui troveremo delle ceramiche come questa qua, un piombo di rete, circa il secondo secolo anticristo, messapico. Questo era il peso che qua passava la corda per far sì che la rete scende giù e rimane dritta. Vediamo ancora ceramiche di fina manufattura. Questo qua era un orlo, l'inizio di un vaso. Questo sicuramente da cucina, romano. Qua vediamo un pezzo di tegola medievale. La differenza fra medievale e antica, tipo messapica, si vede a queste strisce qui. E all'interno che è ancora rosso, sarebbe ancora fresco. Dato questa qua, si vede chiaramente che è molto vecchia. Anche lo strato di terra sovrapposto. Vediamo un pezzo di vaso funerario con dipinto nero, con vernice nera, che sarebbe il fondo. Epoca sicuramente messapica, proveniente delle tombe. Questo è tutto il materiale del muro primario. È stato poi riempito in epoca romana per far sì che si solleva lo strato. Vediamo ancora l'erosione del mare che ha cacciato diversi pezzi di ceramica, come questa qua, ha impasto rosso, sicuramente di epoca romana, perché è fina anche di lavorazione, ha il grano fino. Qui l'erosione ancora ha cacciato fuori il materiale, si vedono gli strati di ceramica.
tempi di epoca messapica, romana, qui lo stesso. L'altra cosa che vediamo qui è questo. Queste cozze, questi molluschi, che servivano per colorante di porpora, per fare colore rosso. Qui ancora un pezzo di ceramica con vernice nera, funeraria, epoca messapica, IV secolo circa. Qui ancora di più, cioè, pieno di ceramica, di diverse fatture, di cui tegole, da cucina, si vede anche che è stato posto a fuoco. Ancora questa bella vernice nera e chiaramente anche dei blocchi. Questa torre serviva di avvistamento per il porto commerciale in caso di navi nemici. Il porto era utilizzato sia di pesca sia di commercio di epoca messapica, romana e medievale. In caso di nemici, sopra la torre si alzava la fiaccola, una fiaccola che verrà subito visto dalla centrale, la città centro, sarebbe Ugento, in epoca Uxentum. Ugento aveva una recinzione di 104 ettari circa, delle mura alte 6 metri, spesse 12, con due cinte interne. Aveva circa 70.000 abitanti, di cui un anfiteatro, abbastanza grosso, un teatro e diversi templi. Nel 1972 è stata scoperta la statua Zeus in bronzo, di cui ancora si parla, 50 cm alta, dedicata al dio del fulmine.